altro applauso per questa artista fantastica. Meravigliosa, che insomma queste note sono state veramente commoventi, no? Beh, abbiamo scelto un brano molto famoso, sì. Così fruibile. Sì, fruibile, ma molto, molto commovente. E senti, che emozione ti dà suonare insieme a tante persone? L'emozione più grande è quella di suonare davanti a dei colleghi artisti. Questa è. Non è, diciamo, usuale, no? Generalmente quando si suona si sta davanti a un pubblico che per lo più è amatoriale, non competente, e però si suona sempre con una certa emozione, logicamente. Però suonare poi davanti a degli artisti che siano anche delle arti più diverse, dalla poesia alla pittura, alla scultura, insomma, è comunque un'emozione grande. Beh, perché le emozioni risuonano. Certo. E questo è anche un po' il senso anche di essere insieme, no? Di raccontarci in qualche modo ognuno un pezzo della nostra vita tramite l'arte. E insomma, il tuo incontro con Bruno ce l'hai raccontato, però insomma magari per le persone che non l'hanno sentito, insomma, piacerebbe ancora capire che cosa significa avere un Bruno Mancini nella tua vita. Beh, Bruno Mancini, come già ti dissi, è diciamo come un faro nella notte. Non per niente ci ha uniti. Ci ha uniti qui grazie a lui, grazie alla sua grande passione per l'arte, non solo per la poesia, lui. Per la musica. Come no? Musica. Proprio lui è un poeta, lo sappiamo bene, è uno scrittore, quindi è partito, diciamo, tutta l'associazione, diciamo, è partita con la poesia, dopodiché lui si è allargato un po' a ventaglio e ha cercato di collaborare con gli artisti più diversi, tra i quali appunto i pittori, gli scultori, i musicisti, e, oltre che naturalmente i poeti, perché la poesia rimane sempre un punto, diciamo, centrale dell'associazione. Non a caso oggi festeggiamo 8 milioni che è la decima edizione, quindi insomma. Bruno è anche insomma gli 8 milioni che sono in ognuno di voi, perché ognuno di voi ha 8 milioni di emozioni, credo. E Castagna era molto emozionato, è la prima volta che sentivo la musica dal vivo. E la tua prima volta in un concerto, ce la ricordi? Ti ricordi l'emozione che hai provato? Ma guarda, diciamo che ogni volta che si suona un musicista prova tante emozioni, no? Ogni volta. Diciamo l'emozione più bella che ho provato è stato al periodo del conservatorio, quando feci l'ultimo saggio di conservatorio e suonai il concerto di Respighi, e lì veramente mi emozionai proprio dentro, ero proprio trasportata dalla musica mentre la suonavo, infatti poi alla fine l'hanno riconosciuto tutti, ah, ma che avevi qualcosa di speciale, perché vabbè, evidentemente l'emozione che avevo ero riuscita poi a trasmettere. Beh, a me la musica commuove sempre, ti capita di quando suoni di commuoverti proprio? Guarda, una cosa particolare che mi è capitata quando ero molto piccola, avevo, fai conto, 12-13 anni. Mi ricordo questa cosa che è veramente particolare, perché una ragazzina di 12-13 anni, insomma, in genere non ha questo tipo di esperienze. Mi ricordo che io misi sul giradischi il disco della Quinta Sinfonia di Beethoven e mi ascoltai questo primo tempo a ripetizione e piangevo, cioè mi sentivo presa da questa musica in maniera proprio esasperante, forse, non lo so, proprio era una musica che mi portava in un'altra dimensione. Beh, poi la musica va attraverso i secoli, no? Sì, poi sì, Beethoven è uno degli autori che io adoro. Infatti. E il tuo sogno per i prossimi tempi? Sogno nel cassetto? Per come ti conosco non hai cassetti. Tu tiri fuori tutto dai cassetti, vero? Abbastanza.
E niente, il sogno è quello di riuscire sempre più a far sì che l'arte venga valorizzata attraverso la sinergia e la collaborazione con tutti i musicisti e i colleghi dell'associazione. Milena, per esempio, mi ha fatto l'onore sì, ho fatto una cosa bellissima. Di partecipare a un concerto che organizzavo ad Arda con sì, i suoi quadri, con le sue creazioni, e è stata un'esperienza meravigliosa. Quindi si creano delle situazioni per cui magari anche c'è la possibilità attraverso il connubio musica-poesia di collaborare, quindi poi tu, scusa, tu pure sei venuta. E che cacao, Castaglia non c'era, però c'era cacao. Sì, anche tu stato in una di queste serate a rendere la serata più interessante perché attraverso la recitazione e abbiamo unificato insomma questa collaborazione che ha dato al pubblico un'esperienza diversa. Beh, quindi tu sono nel cassetto, apri tutti i cassetti e tirare fuori l'arte di tutti. Sì, sì, secondo me la collaborazione è la cosa più bella perché poi ognuno dà il suo contributo e riesce in qualche modo a valorizzare quello che è il suo mondo. No? E a proposito di collaborazioni, tu stasera suonavi con una grande artista. Io e Santina siamo molto amiche. Siete molto amiche, è nata prima l'amicizia o è nata prima la collaborazione artistica? Prima l'amicizia, io direi, sì, vero? Sì, sì, sì. Santina? Sì, sì, sì. Ci conosciamo da tanti anni, Santina. Poi da un anno a questa parte abbiamo scelto di vederci più spesso e di provare dei brani insieme. Adesso stiamo suonando un po' in giro. Abbiamo fatto dei concerti alle biblioteche di Roma, nelle chiese, insomma è una bella cosa. E andate sempre d'accordo nella scelta, no? Perché scelta, no? Perché... Sì, certo. Beh, io rispetto molto quello che dice Maria Luisa. Beh, io a questo punto allora farei un altro applauso alla nostra grandissima artista. Grazie a te, grazie ancora. Grazie. Vuoi venire? No, vieni.